Signor capitano, al volo! Non ho capito sta cosa. No! Così mi impari a uccidere i miei uomini. No, no, non li ho uccisi io, te lo giuro! E mo? Ah! Le chiappe, no! Oh, oh, poca vita, via! Questo ed altro nella prossima puntata di Dishonored 2. 4. Dreadful Whale. Parla con Megan Foster del modo migliore per raggiungere la casa di Kirin Gindosh. Gindosh. Mi pare che se dovessero chiamato Gindosh. Grande inventore per il duca di Ser Konos. Premi un comando. Un comando. Ai suoi tempi, Sokolov era il genio di Dunwall. Ai suoi tempi? Ha trasformato la città con le sue invenzioni. Elettricità per le fabbriche e carrozze che sfrecciano per le strade. Crescendo, i suoi congegni ronzanti e pulsanti mi hanno tenuta al sicuro. Le sue storie mi hanno sempre fatto ridere e le sue conversazioni scioccavano aristocratici e sacerdoti. Ora, anni dopo, il genio di Karnaca è Kirin Gindosh. Un folle inventore che ha fornito al duca sinistre macchine che si muovono come persone. Vabbè. Meccano soldati che combattono e uccidono. Devo scoprire dove tengono Sokolov e riportare indietro il vecchio. Salvare un genio e imprigionare l'altro prima che crei un esercito di meccano soldati. Allora, Gindosh dovrebbe essere grato a Sokolov, perché molto probabilmente senza le fondamenta di Sokolov non sarebbe mai arrivato al livello di creare le macchine di cui stava parlando Emily adesso. Quindi, non vedo il motivo per cui l'abbia imprigionato Sokolov, se non per il fatto che probabilmente Sokolov conosce un modo per... Non dico che c'è di nuovo quel viaggio nell'altro mondo. Se non che Sokolov conosca un modo per... fermare le macchine, i meccano soldati. Però, devo dirvi una cosa prima. Ehi gente, è questo, vi do il benvenuto a una puntata su Dishonored 2. Un gioco dove siamo io, impersoniamo Emily, ex imperatrice, adesso assassina, che cerca di riprendersi il controllo del suo regno. Apri! Stai zitto. Molto competente. Sono disonesta? Tutti hanno dei segreti, credo. E forse... È meglio parlare con Aipezia prima di andare. Sì, solo per un po', credo. È lì. Doveva stare lontana da Addermeyer. Va bene, braccino, non rompere le palle. La potenza della gran... Oh! È qui. Dammi qua! State qui ancora un momento. Mi racconti, signorina... Dottoressa Aipezia. Aipezia. Ricorda niente che possa Aipezia di merda. Devo trovare Anton Sokolov. Potrebbe essere la chiave per sventare i piani del duca. Ho ricordi incoerenti. Beh, sicuramente più sveglie di prima adesso. Grande inventore, Kirin Gindosh. Ma quell'uomo ha l'empatia di una mantide. Una merda. E al contempo disprezzare Sokolov. Siamo andati da Aramis Stilton. Mi piaceva, ma è successo qualcosa di brutto. Sono solo brandelli di ricordi. Mi dispiace. Dovrebbe riposare. Forse un po' di quello l'aiuterà. Lo spero. Non sono sicura di aver capito bene cosa ha fatto per me, ma le sono grata di avermi aiutato ad Addermeyer. Ti ho salvato la vita. Grazie. Niente di che, I miei sogni sono ancora pieni di visioni. Ti ho solo salvato la vita. Non ho voglia di leggere tutta sta roba. Su una barca, con amici, credo. Ho dormito, per fortuna senza i soliti incubi. Forse l'aria di mare mi fa bene. Il capitano, Megan Foster, prima mi ha portato del tè. Donna interessante. Sembra capire i miei ricordi confusi e la sensazione di terrore che li accompagna. Adesso posso. Devo tornare da Addermeyer. Gli ultimi mesi sono come sfocati. Cosa stavo facendo? Alla mia ricerca sul siero per il muco nero? Il mio lavoro è letteralmente deragliato. Posso concludere di aver avuto un forte esaurimento nervoso. Mi serve tempo per recuperare. No, sei stata... avvelenata da qualcuno che ti ha inserito sul ponte. No, e ti ha inserito un veleno che ti ha trasformato in una specie di lupo mannaro che ha ucciso per conto di un pezzo di merda. Oh, si parte subito? Si parte, via, forza. Speriamo che la vostra amica non affondi la barca nel mentre. Perché dovrebbe? Certo, forse avrei dovuto usare il cuore prima. Mettiamoci in marcia. Andiamo. Vamonos. Sciarpetta, come sempre.
E Villa Mechanic, Villa Meccania, meccanica, oh mio Dio. Anton Sokolov si trova nella villa di Kirin Jin Gindosh, grande inventore del duca e creatore di meccanosoldati. Infiltrati, salva Sokolov ed elimina... Oh, stavolta lo uccido. Gindosh prima che crei un esercito di meccanosoldati. Anche prima però mi hai detto elimina l'assassino della corona, però c'era un modo per salvarlo. Mi stai a dire che anche Gindosh magari è sotto l'influenza di qualcosa e lo devo salvare? Spero di doverlo uccidere, ho voglia di uccidere qualcuno. Gindosh è importante per la cerchia del duca. La sua villa è protetta dalla Gran Guardia. Motivo in più per eliminarlo. L'intera città, se scopriranno chi siete. Farò in modo che non succeda. Hai detto che il mio alla stazione di posta. Sì, ma si fa del mercato nero lì vicino. Vendono sotto banco. Avete mai usato un reindirizzatore? No, prima c'erano. Ma non le ho potute usare. Superate il muro di luce, poi salite sulla carrozza per l'abitazione di Gindosh. C'è un motivo se la gente ha paura della sua villa. Ci penserò io. Ah, Emily, quindi... occupatevi di Gindosh e dei suoi meccanosoldati, poi portate qui Sokolov. È importante. Ok. Ma... la mia idea è che questo Gindosh abbia i meccanosoldati e non abbia... schiere di guardia del corpo. Ma piuttosto abbia dei meccanosoldati che saranno probabilmente una specie di mostri più resistente rispetto alle guardie normali. Olio di balena raffinato. Ah, $10. Pensavo fosse qualcosa di utile effettivamente invece. Mercato nero. Ma sapete cosa? 5. Da qualche parte un minatore tossisce e sputa un nero. Salutalo. Lo nasconde nella mano. Sì. Vedete perché è stronza di inquisitrice? Perché uccido le persone e poi ucciderei anche loro. Oh mio Dio, figlia mia, sei un'assassina, figlia mia. Dammi un secondo. Come ci arrivo fin lì? No, forse così. Forse così, ok, sì, così ci arrivo. Sussurri dell'oblio, un libro, non mi interessa. Però vediamo se c'è un altro sussurro dell'oblio. Oh! Qui c'è un po' di gente morta. Un altro... cos'è sta roba? Oh! Sono finito nella dimensione alternativa, vero? Sì! Ti racconterò una storia su Kirin Jindosh. Vai! Grande inventore del duca. Ah, aspettate, mi avete chiesto di attivare i sottotitoli nel gioco. Applicare? Sì, applicare. Perfetto, ora avete i sottotitoli. Gli commissionarono un giocattolo per una bambina nobile di Tivia. Gindosh lavorò 3 mesi e creò una macchina fatta di legno, ottone e ossa di diversi gatti. Consumava poche gocce di olio di balena al giorno. La bambina seppe che avrebbe ricevuto un regalo speciale e ne fu assolutamente deliziata, finché non venne attivato. Ora vive in un manicomio a Dabovka, dove resterà fino alla fine dei suoi giorni. Quindi mi stai a dire che dovrei uccidere Gindosh perché è un pezzo di merda? Grazie per aver rovinato la vita di una bambina. Sono d'accordissimo con te. Oh mio Dio! Oh, è peggio di un gioco horror questa roba. Porca miseria, mi ha fatto venire un infarto, state scherzando. Non c'è niente qui. Niente? Oh, sali da bagno. Whee! Che strani rumori. Oh! No, 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 fermi. Scusi. Mosca, la prego. Abbia un po' di pietà per me. Oh, dardi narcotizzanti. Oh, no. Dove sto andando io, tra l'altro? Ah, di là. Perfetto. Oh, mi sono un po' perso. Stupide mosche. Le chiappe no. Uscito. Alla grande. Quello è un poliziotto? No, non è un poliziotto. 5. Amuletto addosso. Sì. C'è più che corruzione e dolore. Come aumento, scusatemi, il raggio del mio salto? C'è anche del bene? Io non sono quel bene di che cerchi, madre. Qualcuno ha visto qualcosa e ora siamo tutti. Nessuno ha visto niente. Non rompere le balle. E amuletto addosso, hai detto. Oh, qui è morto qualcuno. Perché? Ago fortunato, alla grande. Così tanti hanno così poco. Non sarebbe mai dovuto andare così. E invece
E purtroppo è la triste verità che ci attanaglia da sempre. Ci attanaglia l'esistenza da quando, da prima ancora che io nascessi, praticamente. Da sempre, letteralmente. Qui! Non hai visto niente? Stupida guardia, non hai visto niente. Sono una persona a teletrasportarsi. Come ci arrivo lì? Come ci arrivo lì? Devo assolutamente salire di livello. Non mi interessa. Questa non si spacca. Ah, devo entrare di qua forse. Effettivamente. Oh, la grande. Oh, mercato nero. Salve. Sembri una persona dai gusti. No, raffinati. Me lo vendi? Allora, commerciante, che cos'hai? Non ti conosco. Non sono di Karnaca. Neanch'io conosco te. Cerco qualcosa per reindirizzare un muro di luce come fa la Gran Guardia. E preferirei non dovermi giustificare. È un mercato nero, non ti devi giustificare. Ma non ora. Vai via da qui. Perché? Sto aspettando Paolo, qualcuno che non vuoi incontrare. Torna dopo. Capito? Ah, ma devo venire qui. Dovresti andartene. Faremo affari un'altra volta. Come ho detto, Paolo sta arrivando. Ma scusami, vorrei quell'amuleto di cacca. Vabbè. Ah, sei tu Paolo? Alla faccia di uno che si chiama Paolo. Sembra un mafioso proprio. Uè, io mafioso, Paolo! Au! Mi chiedo perché tu abbia il volto coperto. Perché tu hai il volto coperto? Non sono affatto. E tu chi saresti? Io sono Paolo. Potevi immaginarlo che fosse Paolo. Sono tutti affari miei. Senti, orecchiotto. I mucciosi ricchi dovrebbero conoscere l'etichetta. Digitale forse terrestre, vuoi che ti taglio la testa così? È per questo che sei qui. Oh, oh, qualcuno vuol morire? No, aspetta, aspetta. Perisci, non te lo ripeterò. Me ne vado. Ciao ragazzi. Era opzionale, cioè secondo me uccidere la gente così se probabilmente blocco qualche evento se li uccido, quindi sarebbe meglio non ucciderli, magari teniamoci così. Quindi adesso abbiamo fatto, Paolo l'ha incontrato, Iguaglion Cell. Invece io sentirò tutto. Oh, sto cuore. Cos'è questo? Ah, una mina stordente, ok. Dove sei? Lo sai chi ti sta cercando? Chi mi sta cercando? Fammi sentire. Hai detto assicurati che non ci sente nessuno. L'umore giusto. Fatti vedere. Ma ce l'hai con me? Che vuoi? Me. Chi ce l'ha? Maledizione. La Gran Guardia. Dovresti stare in prigione. Ah, stanno combattendo. Non ho capito sta cosa. No! Gli hanno tagliato un braccio! Meglio controllare. E è volato via! Ah! Cosa mi ha lanciato addosso? No, 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 signore! Ah! Invece scapperò il come, ragazzi! Guardate! Flip! Salta! Non riesco a saltare! Guarda lì! E quello lo voglio ammazzare. Dove sarò? Chi può dirlo? Però tu mi stai sul cazzo. Mi stai sul cazzo. Piccola merda! Ciao, coglione. Via. Non mi interessa. Sembra proprio un pezzo di merda quello. L'ho ucciso solo per quello. Probabilmente sono peggio, ma io sono giustificato adesso. Dammi le mie frecce, schifoso. Tanto non hai via di scampo. Sei sicuro? Ne sei assolutamente sicuro? Dove porta quel cavo? Qua. Dove prendo l'olio di balena? Posso e come nascondermi per sempre, puoi credermi. Ah, fammi utilizzare l'olio dell'elisir allora. Banana serconiana, sarconiana, serco. Serco, circo, surco. Ah, non posso, mi serve il reindirizzatore di cui mi parlava quello. Ok, ho capito. Mi serve per forza. No, mi ha visto, bastardo. Ah, hanno trovato il corpo, niente di che. Amico mio. Ah, non gli ha volato via la mano. Mi è sembrato che gli fosse volata via la mano. Anche lei è morta. Cioè, qual era il vostro compito, ragazzi? Sacrificarvi affinché... No, oh. Non gli ho... Non ho ucciso nessuno. Cosa? Quella tua bella sciarpetta. No, non ho ucciso nessuno. No, la prego. Signore, non ho ucciso nessuno. Che hai avuto così impari a uccidere i miei uomini. No, non li ho uccisi io, te lo giuro. Non li ho uccisi io, te lo giuro.
Amico, sembra un personaggio. No, 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 mi fa arrabbiare. Fidati, fidati. No, non sono stato io. Ma sei merda, sei. Sei stupido. Non sono stato io. Ma lasciami in pace. Mi serve solo un reindirizzatore di corrente. Mannaggia come sono aggressivi in questo gioco. Non le ho uccise io. Sono state le guardie. Colpa mia se i tuoi uomini non sanno farsi... L'ho vista subito. È colpa mia se i tuoi uomini non si sanno nascondere dalle guardie della città. Stai scherzando? Noia. Perché non passa nessuno? Ci allerterà il bersaglio. Quanto dovremo aspettare prima che un aristocratico si perda qua giù? Quanto serve? Ma sono ladri questi. Vuoi mangiare o no? Forse non è proprio il posto giusto per un'imboscata. Guardie che derubano la gente, più mosche del sangue. Nessuno cammina più per le strade. Vero. È difficile guadagnarsi da vivere. Che mondo difficile. Oh, sì, devo ucciderli. Schling! Schling! Cosa? Non dovevi Engard. Andartene in giro senza guardie del corpo. Engard! No, fermi! La strangolo! No, non paura! Ok, come non detto. Oddio! Ragazzi! Oh, poca vita! Via! Via! Fotti solo! Oddio mio! Ridammela! Dov'è? Dov'è? No! Ho visto la testa! La voglio! Ascolta, tu hai rotto le palle! Mi è volata via la faccia! No, signora! Signora! La prego! Sì, ragionevole! Engar, c'è qualcuno dietro? Oddio! Questo è stato orribile! Ma come trema? Poveretta! Oh, Yael, mi hai fregato! Paolo era dove avevi detto, da solo, 50 pugnalate, vomitava sangue. Ma l'hanno ucciso. Poi gli ho fatto passare una lama in testa, da parte a parte, e lui sparisce, lasciando solo un branco di... Ah, no, è sopravvissuto. Il giorno seguente Paolo torna con 10 urlanti, ci hanno presi due alla volta. Prima Brinda e Toma, trascinate in strada tra le grida, i denti frantumati e martellate. Poi gli ha messo quell'assurda polvere negli occhi. Vedevano cose terribili, loro urlavano in modo assurdo. Poi Paolo ha fatto un cenno... E hanno concluso usando i dardi speciali. Io mi sono nascosta. È finita, stronzo. E scommetto che tu lavori con loro. Giuro che se ti vedo in giro ti ammazzo, Sabine. Sei tu, Sabine? Immagino che la tua vendetta... non avrà luogo. Quindi... questo era un quartiere di cattivi? Oh, dove? Dove? Dammi qua. Dammi qua. Dov'è? Una runa alla grande. Meglio non poteva andare. Ah, ecco dove è collegato. Ah, però portali là, come non detto. Ok. E ora? Di qua? Forse? Di qua? No, non credo. No, non cadere. Ops. Mi sono perso. Allora, dove devo andare io? Ah, stazione della porta. La porta è bloccata. Tua sorella anche è bloccata. Ha un mal di schiena perché si mette sempre a... Hai capito. Ok. Dove devo andare, ragazzi? Sul tetto. Oh, forse sì, sul tetto. Oh, infatti è coi fili. Qui! Oh, no, i cavi sono... No! Non pensavo fossero elettrificati, ok? Non pensavo. Ah, devo rifarmi tutto. Non ho salvato. Mannaggia a me, non ho salvato. Che cavolo. Ah no, ho salvato automaticamente. Ah, la grande, il salvataggio automatico per una volta serve a qualcosa. Ok. Cosa? È scattato l'allarme? Ah, è quando passa i treni. Oh. Signor Duca. Scende anche lei? Permette della carrozza. Io devo prendere la carrozza. Ah, sì. Entra. No! Emily! Forza! Ah! Sciascia! Beh. Her Majesty Delilah Coldwyn. Oh, così le hanno creduto subito, al volo praticamente. Ah! Che sono? Giostre queste. Stavo dicendo, per essere una tecnologia così avanzata, usare i portelloni di legno. Ok. Siamo arrivati? Bastava questo? Posso vedere la villa di Jindosh da qui. E qual è la villa di Jindosh? La carrozza è bloccata. Devo aprire il cancello. Oh!
Oh, sì. E come si apre il cancello? So che negli ultimi anni, in questo periodo particolare, in quest'ultimo in particolare, il significato della disciplina è stato dimenticato. Tuttavia i codici, stai zitto. Non mi interessa. Casa di Jin Dosh, non me la posso fare a piedi, scusami. Merda, devo pisciare. Giusto, anch'io. Cosa migliore mai capitata a questa città. Dammi un pugno di automi e ripulirò il distretto delle polveri. Oh, non lo so. Sono in due. I tall boy erano meglio ai tempi della peste. Facevano rigare dritto le persone. I tall boy? Questa è la stanza delle torture, suppongo. Chi che sta cantando sta canzone da pervertito? Ok. Oh! Oh, no, 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 no! No, nessuno, nessuno! Ragazzi, fidatevi di me, nessuno! Non avete visto niente! Rapporto. Ti chiami... Invia il rapporto alla fornace. Ha ragione, capitano. Vabbè. E se torturi la gente è anche normale, che ti dica quello che ti vuoi sentire. Ok. No! Vieni qua! Perfetto. Perfetto. Visto che mia madre vuole che risparmi le persone, lo farò. Oh, questo invece lo raggiro. E meno male che non riescono a vedere le porte che si muovono. Non sarebbe molto più grave. Oh, cosa c'era lì? Imposta sveglia? Ah, per attirare i nemici. No, no. Runa amuleto nelle vicinanze. Amuleto. Dosso corrotto. Sesse. Borseggia. Vieni qua, ragazzo. Zitto. Piano. Quindi se ne ho due e ne do uno, ne ho ancora uno. Esattamente, ragazzo. Esattamente, ragazzo. Oh, oh. Mi hanno scoperto perché ho spento il muro di luce. Sono arrabbiati. Chi sta scrivendo con la macchina da scrivere? Qualcuno si è arrabbiato perché ho spento il muro di luce. Aspettate, ragazzi. Questo c'è l'armatura. Devo concentrarmi sui miei doveri. Dimenticare quel bacio. Oh, piccolo ragazzo. No. Lei è un maleducato, signore. Si faccia sgozzare come un vero uomo. Per favore. Su. A posto. Riposi in pace. Ok. Signor capitano, al volo. Che è successo? Chi è morto? Ah, io non ho visto niente. Oh. Che è successo? Oh, bastardo! Perché? Bastardo schifoso! Cosa? Che c'è? Spara! Vuoi vedere una cosa? Oh, madonna mia, l'ha proprio fatta mangiare! Oh, perfetto! Perfetto, alla grande! Ciao, amico! Quindi siamo a posto? Dammi la tua roba! Oh! Chi è che sta dormendo qui? Cioè, qua è successo un genocidio. Dai la tua gamba destra. Me la porto via, eh. Nessuno osi fiatare, se no gli lancerò una gamba in faccia, eh. Oh! Quello ha la faccia di uno che vuole una gamba in faccia. Non so voi, ma per me ha l'aspetto di qualcuno che vorrebbe proprio beccarsi una gamba in faccia. Ehi, amico! Gamba in faccia! Woo! Vieni con me. Abuserò di te tra i cespugli. Poi? Qual è la villa di Jin Dosh? Però purtroppo non posso muovermi. Devo per forza... Ah no, forse sì. Fermo. Non ci arrivo fin lì. Ok, quindi funziona con la distanza questo. E come ci arrivo? Oddio, lì c'è qualcosa di brutto. Aspetta. Invece sei morta. Suina che non sei altro. Potevi sopravvivere? No, hai deciso di morire. Ora non mi rompere i coglioni. Come si entra qui? Non riesco ad entrare. Ok. No. Me ne vado subito. A posto? Ah, a posto.
Oh, qui c'è qualcosa. Sta reagendo. Che significa che è lì. Dai, tua zia. Come ci arrivo? Devo entrare dal piano superiore oppure devo raggirare, tipo? Ah, è pieno di mosche. Ah, è pieno di mosche. Ah, ah, aia, 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 aia. Dammi la runa. Aia, 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 aia. Ciao. Ho finito, ho finito, ho finito. Oh, oh. Oddio, adoro, adoro. No, 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 no. Dormi, 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 bel bambino. Altrimenti ti amputo il pisellino. Quindi su quelle non ci posso passare perché sono elettrificate. Devo per forza aprire il cancello. Come lo apro sto cancello? Ah no, devo andare lì. No, Jay. Entra nella villa meccanica. Lo so, ci sto provando. Trova il codice per il cancello. Come lo trovo sto codice per il cancello? Cioè, senza uccidere tutti? Di là non posso volare. Ed è una cosa bruttissima. Ah no, forse sì. Qui c'è un deficiente che ha provato a... Che ha provato ad entrare. Ciao, amico. Ok. Perfetto. Forse di qua. Non c'è niente qui nei paraggi. Non ti chiedo altro. Sì, stai. Ricordare sempre chi sei. Dai, zitta, mamma. Chi puoi diventare? Sono un'imperatrice assetata di sangue. E di vendetta soprattutto. Boh, ce l'ho fatta anche senza codice, vedete? Geniale. La villa ha una sua strana bellezza, ma posti come questo sono destinati ad andare in rovina. Giusto. Entriamo nella villa meccanica.